Buonasera, benvenuti al Maracanà. Siamo qui con il portiere dell'Olympique Marsiglia, nuovo acquisto dell'Olympique, che ha vinto, che ha pareggiato stasera, anche grazie a lui, soprattutto grazie a lui, è stato incoronato migliore in campo dopo le grandi parate contro il Bayern, l'armata del Bayern Monaco. Si è riuscito a fermare l'armata della Marcateo e Leo Zero, non so se conosci questi nomi, comunque non hai avuto paura di loro. Come mai l'Olympique ti ha scoperto solo adesso? Fino ad ora non aveva mai avuto un portiere così? La verità non lo so, perché già stavamo facendo un altro torneo sempre con gli stessi ragazzi più o meno. Però stasera stava in disponibilità del portiere che veniva Zolito. Mi aspettate bene questa occasione. O se le prossime volte mi chiameranno, verrà. È un bel campo. Quindi sei stato, si è fatto trovare pronto, quindi molto probabilmente sarai il portiere titolare di questo Olympique Marsiglia, quindi non è la prima volta che giochi con questi ragazzi. Come li hai visti in campo? Potete lottare qualcosa di più della posizione in cui state? Avete solamente due punti, non vi rispecchiano sicuramente. No, i ragazzi hanno ben altra forza, li conosco da un sacco di tempo che gioco e potrebbero fare molto di più. Infatti non sapevo che stessimo a un punto soltanto in 5 partite, mi meraviglio. C'è ancora il tempo per rifarsi, in bocca al lupo per il Prosecco. Ringraziamo il potere dell'Olympique Marsiglia, il nuovo potere dell'Olympique Marsiglia. E intanto in campo già c'è Barcellona, Manchester City è dopo. Buonasera, siamo qui alla Maracanà, è appena terminata Barcellona Manchester City con la vittoria dei Blaugrana di Duraccio. Abbiamo qui con noi il migliore in campo, Dario Boccia, con una tripletta, 3 gol spettacolari, uno dei quali da centrocampo, dalla sua metà campo. Boccia, come vede questo Barcellona per questo proseguo di campionato? Allora, per quanto riguarda la partita di stasera, innanzitutto devo fare una premessa, volevo dedicare la nostra vittoria al mister che ha lasciato famiglia e figlie a casa per venire in panchina con noi proprio stasera, quindi la dedichiamo a lui. Per quanto riguarda il Barcellona, stasera siamo contenti della vittoria, ci siamo organizzati in campo, abbiamo trovato una quadratura di gioco e i risultati si sono visti. Per lei seconda apparizione in questo campionato? Non è potuto venire sempre, ma è un'arma in più per questo Barcellona. Ci sarà anche nelle prossime partite, questo Barcellona può puntare a un posto in Champions? Speriamo che mi riesca a liberare dagli impegni, mi fa, mi,
fa piacere venire perché siamo tutti amici, quindi è uno stimolo in più per venire a giocare. Per quanto riguarda la Champions, noi speriamo di arrivare quanto più in alto possibile, poi vediamo a fine campionato dove saremo. Ringraziamo Dario Boccia, la parola a Franzese, adesso all'allenatore. Franzese, questa squadra a che cosa punta? Quali sono le armi in più di questa squadra? Presidente. Braccia? Sì. Questo è bomber. Sì, è stato troppo bello stasera. Questa vittoria la dedico al presidente. Spero che giochiamo sempre così. Non è da tutti avere un presidente che è anche un bomber in campo. Sì. Già 9-10 reti per lui, sì. L'arma in più di questa squadra. Sì, anche Dario Boccia, il numero 10, è il più forte della squadra. Dario Boccia fa fare il salto di qualità che questa squadra deve trovare per giocare poi con partite importanti contro le grandi del trofeo. Sì, ci porta in Champions League, Dario. Va bene,